Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro una felice e calda giornata con i vostri cari. Oggi è giovedì 15 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Cancro. Dall'amicizia all'amore il passo. E, dall'amicizia all'amore il passo può essere un salto o una camminata infinita, dipende dal vostro temperamento, da quello dell'altro e dal gradiente di attrazione reciproca. Quella probabilmente c'è. Forse più mentale e affettiva che fisica, specie se entrambi siete reduci da brutte esperienze o c'è ancora qualcuno del passato nel cuore liberabile ma ancora non del tutto libero, punto. Qualche sogno romantico, qualche fantasia ardita, salvo poi fare marcia indietro, aspettando che sia l'altro a fare la prima mossa. Ma se anche lui o lei pensasse la stessa cosa, poca voglia di agire, ancora meno di competere, meglio collaborare. Sempre che l'interlocutore, anziché concedervi spazio e spago, non vi dia una spallata per ricacciarvi indietro e correre avanti a voi verso il traguardo. E allora lasciatelo correre, se non è ancora giunto il tempo giusto, inutile affannarsi, quando il frutto è maturo dall'albero casca da sé. Astro tarocco del giorno per Cancro. Due denari rovesciato. Un documento scritto che può essere una lettera, un'email, un atto, un fax, può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio, assegni e risarcimenti che arrivano per posta o per vie bancarie, messaggi e dichiarazioni, punto. Oggi cercate di salvaguardare la vostra privacy, occhi e orecchi indiscreti potrebbero invadere la vostra vita e procurarvi qualche noia. Gli inopportuni, in fondo, sono sempre fastidiosi. Inutile nascondersi nel proprio mondo fatto di sogni e voli pindarici, chiudersi in se stessi oggi, come sempre, non va bene. Particolarmente evitate ogni momento di solitudine, punto. Bene la mattinata e il primo pomeriggio. La serata potrà riservarvi dei momenti di relax assoluto in compagnia del vostro mondo. Approfittate di questi momenti per ritemprare le forze e regalarvi momenti di pace e serenità. Se continuate a cercare il suo volto tra la gente potreste non accorgervi di qualcuno che vi ammira e che tiene a voi. Date spazio a chi intuite vi voglia bene in silenzio, punto. Potreste non avere ancora tante occasioni per imparare dal passato, quindi sarà bene tagliare tutti i ponti con esso e recidere ogni legame. Provate a immaginare il futuro e non pensate più al passato. Il vostro partner sta spendendo troppo a vostra insaputa. Indagate con circospezione e discrezione e poi dite la vostra, punto. Abbiate cura di predisporre ogni cosa se dovete tenete una riunione di lavoro, di affari o solo fare un colloquio di lavoro. Non lasciatevi prendere dall'ansia e accertatevi che sia tutto come pensate che debba essere, punto. Non guardate troppo quello che fanno gli altri quanto piuttosto quello che fate voi. Nel vostro cielo potrebbe essere scritto il successo, ma per conquistarlo dovete stare attenti a ogni passo che fate. Ottenere il massimo con il minimo sforzo non sempre riesce, impegnatevi sempre di più e con fermezza. Sarà garanzia di riuscita nei vostri progetti, punto. Anche se le cose non sembreranno andare per il verso giusto in questa giornata, cercate di non dimenticare mai di sorridere. Qualcuno potrebbe accusarvi di menefreghismo ed altri potrebbero non riuscire a capire il motivo del vostro interessamento al lavoro o ai vostri hobbies, punto. Se avete qualche questione importante da chiarire con il vostro compagno, compagna, oggi non è la giornata giusta, non fareste altro che discutere tutto il giorno senza arrivare a nessuna conclusione. Tenete a freno la gelosia in amore, punto. Venere, governatrice del vostro segno, entra nel segno amico del Toro in serata e vi rende dolce l'atmosfera. Il pianeta inoltre illumina il mondo interiore aiutandovi a regolare sensibilità, intuito, capacità di guardare in una prospettiva più ampia e sfaccettata ogni situazione vi capite a tiro. La sfera familiare è favorita, armonizzate i contrasti, minimizzando alcune controversie verificatesi di recente tra i conviventi. Non vi attaccate a questioni di principio, specie se siete nati tra il 9 e il 15 di luglio. Con Mercurio contrario potreste non avere sempre le idee chiare sui rapporti e le persone coinvolte, punto. Emozioni complicate e sottotono per il vostro segno. Ci potrebbero essere stati problemi, litigi, sia nei rapporti con il partner che in famiglia,
cercare ora di lasciar vele alle spalle. Nel lavoro sarebbe meglio evitare cambiamenti, per il momento. Anche se non siete pienamente soddisfatti di ciò che fate, per il momento tenete velo stretto. Punto. Il segno del Cancro è alle prese con un po' di complicanze emozionali. Un po' sottotono la giornata di oggi con qualche possibile litigio, ma cercate di lasciarvi i problemi alle spalle. Per quanto riguarda il lavoro, non cercate continui cambiamenti, almeno per ora. Andate avanti con ciò che avete. Punto. Ci saranno alcune polemiche in giornata, specie sul posto di lavoro. Non dovete necessariamente prendere una posizione, ma sarebbe gradito da parte vostra mostrare un pochino di carattere. Punto. Alcuni vostri colleghi potrebbero avere bisogno di supporto e lo meriterebbero, specialmente se in passato vi hanno aiutato e supportato. Ora non potete girarvi dall'altra parte, perché sarebbe meschino e vi peserebbe sulla coscienza. Punto. Giornata dolce grazie al trigono di Nettuno che si frappone tra voi e l'antagonista Plutone. In più a tenervi bordone provvede la Luna in sestile, raggiunta proprio oggi da Venere, che esce dalla schiera dei vostri nemici astrali, rivelandosi subito amichevole e collaborativa. Ordini perentori ma molto chiari da qualcuno che sta sopra di voi e vi dice ciò che pensa del vostro operato senza peli sulla lingua, con la trasparenza del Sole e di Mercurio severi ma giusti allo zenith. Punto. Amore ed Eros, in linea teorica un'amicizia sarebbe pronta per diventare amore, ma se manca quell'attrazione fatale che conduce a spogliarsi in tutta fretta, significa che i tempi non sono ancora del tutto maturi e di strada dovrete farne ancora un po'. Voglia di romanticismo e tenerezza anche per le coppie già collaudate, ma anche qui il coinvolgimento è tutto di cuore, mentre l'Eros si schiaccia un pisolino. Chiacchierata chiarificatrice con i suoceri invadenti, con garbo finalmente riuscite a farglielo capire. Vi fa piacere sentirli e vederli se possibile, ma a casa vostra non c'è né libero accesso, né libera circolazione. Punto. La persona che avete scelto di avere come compagna di vita vi riempie di delicatezze colmandovi di letizia. Nettuno in un segno molto affettivo come quello dei Pesci, vi rende capaci di ripagare la vostra dolce metà con tutta l'affettività che merita. Questa previsione è più centrata se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 14 di luglio. Punto. Lavoro e denaro, il capo parla chiaro ma non potete dargli tutti i torti. Vero, oggi siete sfasati e combinate poco o nulla, ma si sa, quando un genio crea bisogna lasciarlo in pace e i colleghi, che ormai vi conoscono a fondo, si assumono premurosamente anche parte dei vostri compiti. Evidente che vi stimano e vi vogliono bene, altrimenti chi glielo farebbe fare? Punto punto punto. Complicazioni anche tra soci, se poi il socio è anche il vostro partner la situazione si fa ancora più pesante, compromessa da mesi o addirittura anni di malumori, soffocati solo per ragioni pratiche. Dunque anche in questo caso chiarire è più che necessario, addirittura doveroso. Punto. Farete una certa fatica a tenervi connessi con gli impegni che avete preso e tenderete a essere dispersivi e caotici. Meglio soprassedere dall'iniziare nuovi progetti. E attenzione alle false promesse. Punto. Fate un lavoro che si occupa di rispondere del massimo rendimento altrui. Oggi avete la possibilità di comunicare con i vostri collaboratori in maniera fluida, serena e, come a voi più piace, con quella gentilezza d'animo per cui andate famosi. Venere vi dona l'affabilità per farvi ascoltare senza apparire prepotenti. Punto. Benessere, se un malanno autoimmune o cronico c'è ne prendete le distanze, ma non considerate la battaglia definitivamente vinta. Piuttosto ringraziate qualcuno che vi dà consigli su nuove terapie raccomandate per il vostro problema. Essere informati è sempre buona norma, ma l'ultima parola spetta comunque a voi. Punto. Per lei, alle amiche del cuore raccontate tutto o quasi, perché di qualcosa che avete combinato e ora ve ne provate vergogna, proprio non ce le fate a parlarne, vi sentireste giudicate, anche probabilmente loro non ci penserebbero nemmeno, tifando esclusivamente soltanto per voi. Punto. Per lui, stanchezza, forse puntate troppo in alto, ma se non avete più l'età per scalare montagne o solcare oceani in solitaria, dovreste ridimensionare la vostra attività, ma no troncarla, avete molto da dare al mondo e a voi stessi. Punto. Colore delle emozioni, rosa tenue. Punto. Barometro dell'umore,
variabile, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 8, benessere, 6, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.